Le parole hanno un peso. Qualcuno dice che sono pietra. E l'uomo è fatto di parola, solo che le usiamo senza accorgersi, senza sapere cosa sta dietro alle parole. E allora tutto diventa sfuggente, banale, ripetitivo, e quindi non ha più il valore simbolico che dobbiamo poi pretendere dalle parole, cioè non rimandano più al significato, quindi alla comprensione del mondo che sta dietro le parole. Le usiamo automaticamente, spesso in maniera condizionata, come i bambini, no? Imparano a memoria una poesia e la dicono e si perdono, ma loro non possono che farlo. Tutto il mondo che sta dietro a quelle parole. Ovviamente è un mondo di simboli, per lo più, ma anche un mondo di significati. C'è tanto pensiero spesso dietro una parola. Piccolo esperimento, così, tanto per illustrare questo concetto. Perché abbiamo ben presente quando usiamo le parole dello spessore che c'è nelle parole, nell'importanza che hanno nella comunicazione e quindi del bene e del male che possiamo fare quando usiamo delle parole. Antefatto, dirigo, perché mi è stato proposto, un piccolo coro di parrocchia, dove per lo più sono anziani, nella mia parrocchia. Specifico che non sono credente, però siccome mi è sempre piaciuto provare questa esperienza, no? Di direzione dal punto di vista della musica, e soprattutto anche di direzione di un qualcosa che abbia a che fare con la vocalità e quindi ancora con la parola. Musica e parole insieme. Allora, da un po' di tempo, un anno e mezzo, dirigo questo coro, che è fatto di gente che frequenta la chiesa, non la frequenta così, insomma, la frequenta in maniera continua, abitudinaria, motivata, convinta, insomma, quindi non è in chiesa solo le domeniche, ma anche, insomma, negli altri giorni e fa attività parrocchiale. Quindi, diciamo, gli strumenti, insomma, le preghiere, no? Le dovrebbe conoscere bene. E quindi anche quello che sta dietro alle parole che dicono le preghiere, no? Stando dietro l'altare, tra una canzone e l'altra, durante la messa per dirigere il coro, mi è venuto di ascoltare alcune preghiere. E quali sono poi le preghiere fondamentali? Sono il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Credo, no? Nella religione cattolica. E allora quando ascoltavo il Credo, sentivo una formuletta, una frase che non c'era nel credo che forse mi ricordavo di ricordare quando ero piccolo e dicevo le preghiere la sera prima di dormire. Questa formuletta era generato e non creato e si riferisce a Cristo, no? Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Ecco, generato e non creato. Quando l'ho sentita dire, ho fatto caso a questa parola e mi sono posto il problema di sapere perché è stata messa questa formula, cosa ci stesse sotto, come faccio di solito, no? Prima ho cercato di darmi una spiegazione, poi una volta che mi è sembrato di averla trovata,
ho provato a chiedere ai miei coristi cosa significa questa cosa. E praticamente nessuno mi ha saputo dare una spiegazione. Anzi, un po' c'era questo tentativo di fuga, no, dalla domanda, insomma, anche per non fare brutta figura, insomma, no? Il rifiuto di porsi il problema. Insomma, qualcuno ci avrà pensato, avrà voluto dire qualcosa. Non possiamo sapere tutto quello che c'è nei concili, nelle cose, insomma. Però la spiegazione che mi sono dato io, e che forse credo sia quella giusta, è che generare e creare sono due termini che hanno una certa diversità. Partiamo dalla parola creare, no? Si crea un'opera, si crea qualcosa che è diverso dal creatore, cioè chi crea opera nella realtà, produce qualcosa che prima non c'era, ma che è fatta, costruita da lui, creata da lui, e per ciò stesso però è cosa altra da lui, è una cosa diversa. Io creo una poesia, poi la poesia esiste per conto suo, io sono colui che l'ha fatta, la poesia è un'altra entità, creo una scultura, un quadro, un dipinto, creo anche, non so, una casa, costruisco, fabbrico, creo, prima non c'era, poi c'è, però è opera mia. Nello stesso tempo però è cosa altra da me. Quindi l'opera presuppone qualcuno che l'ha fatta, ma diventa altro da chi l'ha fatta. Non è la stessa cosa di chi l'ha fatta. Chi l'ha fatta l'ha pensata, l'ha progettata, poi l'ha costruita, no? Ma ha fatto un qualcosa di altro, diverso da lui. Chi invece genera fa qualcosa che è una sua continuazione. Si genera qualcosa che siamo noi stessi. Se io genero un figlio, questo figlio è cosa altra da me, però è fatto della mia stessa sostanza, diciamo che ha la stessa carne, lo stesso sangue, diciamo, è una continuazione di me che io non fabbrico nel senso stretto, ma a cui do qualcosa del mio corpo, il mio seme nel caso. E quindi se io genero qualcosa, non faccio altro che continuare me. Cioè, questo qualcosa che io ho generato è una parte di me. La generazione è un qualcosa che presuppone, diciamo, uno sviluppo, una continuazione. Non è solo una creazione, un fare dal nulla qualcosa che è altro, ma è un prolungare me stesso in qualcos'altro. Allora poniamoci nel caso della religione. E a livello teologico il problema è quello della Trinità, no? Di Dio, Cristo e lo Spirito Santo. Il problema è di quello che rappresento, che può rappresentare Cristo rispetto a Dio. Cristo non è altro di Dio per la religione cattolica. Cristo è Dio stesso che, da quel che ne so io, che si mostra attraverso una forma umana per essere come tutti gli altri uomini e quindi per patire le sue stesse pene e per redimere in qualche modo l'umanità. Quindi, se noi pensiamo che Dio potesse creare Cristo, presupporremmo che Cristo fosse un qualcosa di altro rispetto a Dio, ma verremmo meno al concetto della Trinità, no?
verremo meno al fatto che Cristo invece è lo stesso Dio, che si mostra in un'altra forma. Per cui Cristo non può essere che una generazione di Dio. È Dio stesso che si mostra in un altro modo, sotto spoglie umane, e che da questo punto di vista comunica con il Padre, che è lui stesso, attraverso un'altra entità, che è lo Spirito Santo, che è qualcosa che mette in relazione due parti dello stesso corpo. E quindi Cristo, in qualche modo, non può essere creato, cominciare in un certo modo, perché Dio non comincia. Una delle caratteristiche di Dio è quello di non essere a sua volta stato creato. E allora, se Dio non è mai stato creato, perché è sempre esistito, è lui la fonte della creazione, è lui che ha creato il mondo, ma se lui è sempre esistito, non può presupporre un creatore, è lui stesso il creatore. E allora, se il figlio di Dio è Dio stesso, per questo presupposto, no, del mistero della Trinità, allora Cristo stesso non può essere stato creato, non può venire creato, perché gli verrebbe meno quella caratteristica di eternità, di essere sempre stato. E quindi non può essere che generato, cioè non può essere che una emanazione del Padre. Quindi il Padre stesso che si mostra in una figura diversa, da infinito che lo pensiamo, no? Si mostra finito. Dobbiamo in qualche modo attribuirgli una duplice forma, ma è una duplice forma, un duplice modo di manifestarsi di una stessa entità, che ha come sua caratteristica fondamentale quella di non essere stato creato, ma di essere sempre stato. Ecco allora che si spiega, secondo me, perché Cristo non può essere stato creato. Presupporrebbe che comincia ad esistere in un certo momento e che prima non sia stato. Può essere solo generato, cioè una modalità di manifestarsi di Dio che è sempre stato e non può mai e non può essere stato creato a sua volta, perché lui è il creatore e come creatore non è mai stato creato. E qui si rimanda sempre al mistero dell'origine, che rimane un mistero, insomma, no? Il creatore è stato a sua volta creato oppure non è mai stato creato. Per la religione, evidentemente, Dio è qualcosa di eterno, che è sempre stato e sempre sarà. E quindi è lui stesso il creatore, ma non è stato creato. Ecco allora, secondo me, che si spiega perché nel credo, che questa preghiera fondamentale per la religione cattolica, si dice questa cosa e si specifica, cioè se una preghiera lo specifica così in maniera netta, no? Generato e non creato, vuol dire evitate l'equivoco, insomma, no? È generato, non creato. Quanti di quelli che ogni volta, ogni domenica, e magari più volte alla settimana recitano meccanicamente questa preghiera, si rendono conto di questa cosa? Si rendono conto di quello che stanno dicendo, di quello che stanno professando attraverso questa preghiera, del senso di queste parole e di quello che ci sta dietro alle parole stesse? E così lo facciamo per tante cose nella vita, no? Impariamo a memoria, meccanicamente, e poi a furia di sentirle queste parole non ci pensiamo neanche, no? Le diamo per scontate automaticamente, no? Non riflettiamo sul significato profondo. E quindi poi le usiamo con leggerezza le parole quando non ci rendiamo conto di tutte le implicazioni che una parola, magari anche banale, può contenere, può comprendere. Tutto questo per dire che le parole sono importanti e pesano.